Ora parliamo di sanità con un comunicato dell'Unione Sindacati Professionisti Pubblico Privato Impiego di Taranto, un comunicato firmato dal dottor Biagio Saracino, che è segretario provinciale della sigla, per quel che riguarda una visita che il sindacato ha compiuto nell'ospedale di Mottola, un nuovo ospedale, una struttura moderna, viene definita e accattivante, che però ha delle difficoltà. Infatti si tratta di un edificio che ospita nel seminterrato e nel piano rialzato gli uffici amministrativi, il pronto soccorso, il 118, l'ufficio ticket, gli ambulatori. Al primo piano c'è la lungodegenza riabilitativa, 46 posti letto, però i 6 dirigenti medici non assicurano le guardie notturne, ci sono pochi fisioterapisti, infermieri, una palestra solo con qualche attrezzo. I 2 piani superiori più nuovi sono chiusi e non utilizzati, o al massimo fungono da temporaneo magazzino. Ci sono diverse domande che l'USPI si chiede, soprattutto per quel che riguarda l'utilizzo di 20 Fiat Doblò nuove di proprietà dell'ASL, che sono parcheggiate ai piedi dell'ospedale. L'USPI si chiede quando saranno utilizzate, chi le guiderà e quanti pazienti accompagneranno in una struttura che può ospitarne solo 46, se e quando e come saranno utilizzati il secondo e il terzo piano, quali reparti ospiteranno, con quali servizi e apparecchiature, e se si perseguiranno obiettivi politici per utilizzare in modo ottimale queste risorse pubbliche, oppure il futuro ottimisticamente auspicato si rivelerà molto lontano. Andiamo avanti con il TG, apriamo la pagina della cronaca.